Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi proseguiamo la nostra rubrica dedicata ai grandi fotografi e oggi è il turno di Diane Arbus. Diane nasce a New York il 14 marzo del 1923 da una ricca famiglia ebrea di origine polacca, proprietaria della grande catena di magazzini Rasex. A pochi passi dalla boutique dei coniugi Avedon, anch'essi genitori di un grande talento della fotografia, Richard. Diane vive un'infanzia agiata, super protetta dalla famiglia, il che contribuisce a creare in lei un forte senso di straniamento dalla realtà che la accompagnerà per tutta la vita. Frequenta poi scuole il cui metodo di insegnamento è fortemente impermeato sul nutrire la creatività. E così il suo talento artistico si manifesta molto presto, incoraggiato anche dal padre che a 12 anni la manda già a lezioni di disegno. A 14 anni incontra poi Allan Arbus, all'epoca commesso in un negozio dei genitori, e che sposa appena diciottenne, nonostante la famiglia sia contraria. E il primo lavoro dei giovani sposi è un servizio proprio per la catena di negozi del padre di Diane. Lei da Allan impara il mestiere di fotografa, lavorando soprattutto nel campo della moda per riviste come Vogue e Harper's Bazaar. Nel 1947 poi la rivista Glamour dedica un servizio alla coppia di fotografi, aumentandone così la notorietà. La vita dei coniugi Arbus è segnata da incontri importanti, partecipi come sono del vivace clima artistico newyorkese. E Diane incontra tra gli altri un giovane fotografo, tale Stanley Kubrick, che tanti anni più tardi, da regista in Shining, renderà omaggio proprio a Diane, nella scena iconica nella quale a Danny compaiono due minacciose gemelline, e queste sono una citazione di una famosa foto di Diane. Nel 1958 poi si separa dal marito, lasciando lo studio, per iniziare a dedicarsi a una ricerca più personale, volendo ottenere immagini più reali e immediate rispetto alla fotografia di moda. E dopo aver partecipato a un seminario di Alexei Brodovich, già art director di Harper's Bazaar, comincia a frequentare le lezioni di Lisette Model, attratta dai suoi ritratti e dalle sue immagini notturne. L'incontro è fondamentale perché sarà colei che la invoglierà alla ricerca di uno stile tutto suo. Sognavo di fare fotografie, ma non le facevo davvero. Lei invece mi disse che dovevo divertirmi nel farlo. Dal punto di vista tecnico abbandona la luce naturale diffusa, preferendo forti contrasti e luci accentuate dall'uso del flash. Ed ecco così che Diane inizia a frequentare quei luoghi che durante la sua infanzia iperprotetta le erano stati vietati di frequentare. Si immerge dentro New York, dal centro alla periferia, fotografando nei luoghi pubblici più popolari, le spiagge di Coney Island, Central Park, Times Square. Poi esplora i sobborghi poveri, dove scopre una grande miseria e dove trova soprattutto il centro del suo interesse, ovvero i fenomeni da baraccone. Frequenta spesso il Museo dei Mostri di Hubert e i suoi spettacoli da baraccone, i cui protagonisti incontra e fotografa in privato. Fra i soggetti fotografati dalla Arbus in questi anni si ricordano Miss Stormé de la Rivière, la donna che si veste da uomo, e Moondog, un gigante cieco con una grande barba e corna da vichingo. Una cosa che bisogna precisare è che Diane non si limita a fotografare di sfuggita questi personaggi, ma instaura con loro un vero e proprio rapporto di amicizia, a volte anche profondo. Molti di questi personaggi vengono fotografati più volte nel corso degli anni, come accade ad esempio all'uomo messicano affetto da nanismo Cha Cha Cha, nome d'arte di Lauro Morales, ritratto in una delle foto più famose della Arbus. La sua prima pubblicazione è The Vertical Journey, 6 foto pubblicate nel 1960 dalla rivista Esquire. E a questo segue nel 1961 The Full Circle, su Harper's Bazaar, servizio che era stato rifiutato invece da Esquire. I suoi soggetti sono una scelta un po' inconsueta e vengono pubblicati sulla rivista Harper's Bazaar solamente grazie all'insistenza di Marvin Israel, grande amico dell'Arbus e che all'epoca era diventato art director della rivista. Negli anni 60 frequenta poi il famoso fotografo di moda Richard Avedon, mentre nel 1963 riceve una borsa di studio dalla fondazione Guggenheim, per riceverne poi una seconda nel 1966. Riuscirà a pubblicare le sue immagini su svariate riviste, il New York Times, Esquire, Harper's Bazaar, spesso sollevando anche aspre polemiche, le stesse polemiche che accompagneranno nel 1965 la sua mostra al MoMA di New York, dal titolo Acquisizioni recenti, dove espone alcune sue opere che però vengono ritenute un po' troppo forti e anche offensive.
Spesso e volentieri queste fotografie dovevano essere pulite a fine giornata dagli sputi dei visitatori. A partire dal 1965 Diane insegna in diverse scuole con un metodo particolare. Invece di far studiare l'arte sui libri ai ragazzi, li porta a vedere le opere nei musei. Nel 1969 poi ottiene i permessi per fotografare alcune strutture psichiatriche nel New Jersey ed è l'inizio di una raccolta di immagini conosciute oggi col titolo di Untitled. Questo sarà il suo ultimo lavoro. E sì, perché Diane ha sempre sofferto di crisi depressive e dopo tanti alti e bassi si toglie la vita il 26 luglio del 1971. L'anno dopo la sua morte il MoMA le dedica un'ampia retrospettiva ed è inoltre la prima tra i fotografi americani a essere ospitata alla Biennale di Venezia. Nell'ottobre del 2006 poi esce al cinema il film Fur, che racconta la sua vita e lei viene interpretata da Nicole Kidman. Bene ragazzi, il video si conclude qua, spero che la storia di questa fotografa sia stata interessante, sinceramente la conoscevo ma non conoscevo a fondo tutte le sue vicissitudini e a me non resta altro ragazzi che ringraziarvi della visione, dell'iscrizione, di tutti i commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!